La piaga degli incidenti stradali nel weekend 2 rocamboleschi sinistri hanno fatto temere il peggio, 7 i feriti in totale. Vigili del fuoco al lavoro per liberare i conducenti dalle lamiere. Movida, prosegue la stretta dei carabinieri perché il divertimento non sconfini in illeciti o peggio ancora in tragedie. Tra Gallipoli e Nardò, boom di sanzioni per vendita di alcol, navette abusive e droga. Alle 23.30 la gente, sapendo dei limiti dell'ordinanza, non raggiunge più il centro storico che da quell'ora si svuota. È un danno per il turismo, gli esercenti, gli avventori. Così Danilo Stendardo, che in Confcommercio rappresenta la Movida. È stata ritrovata morta alla periferia di Tuglie la donna di 79 anni, scomparsa il 13 luglio scorso a Leporano, in provincia di Taranto. Sul posto sono intervenuti carabinieri e 118, il decesso per cause naturali. Tragedia nella notte, ha perso la vita un bimbo di 6 anni di Racale, vani tentativi di salvataggio da parte dei genitori. Il piccolo era affetto da alcune patologie e aveva difficoltà respiratorie. Situazione allarmante nei canali di Torre Chianca tra sporcizie e degrado, ma i consorzi di bonifica continuano a pretendere il pagamento di un tributo senza offrire alcun servizio. Il giornalista e scrittore Nicola Pollonio mette nero su bianco una questione d'amore. Il toccante racconto è stato presentato al San Giorgio Resort di Cutrofiano e indaga il rapporto tra madre e figlio. In Lecce il ritiro a Folgaria, mentre Corvino e Trinchiera lavorano per completare la rosa. Il portiere è uno dei primi nodi da sciogliere. L'obiettivo è riprendersi Falcone dalla Sampdoria, che però potrebbe decidere di tenerlo cedendo a Udero.